In questa prima pagina del mercoledì non parleremo di economia, di politica, di cronaca, non parleremo di conti, di scontri, di mostri, parleremo di cultura. La Cenerentola delle prime pagine dei mezzi di comunicazione di massa. Sì, di cultura e di un film in particolare e dell'importanza che ha guardando la televisione o guardando un film di stare attenti a ciò che succede in secondo piano, sullo sfondo. Ho visto un film, La Duchessa, un film del 2008, inglese, che racconta la storia di Georgiana, duchessa del Devonshire, un'aristocratica del Settecento, e mette in scena e mette in primo piano i rapporti fra una serie di personaggi aristocratici. Georgiana, andata sposa giovanissima a un duca, che desidera ardentemente da lei un figlio maschio, e lei invece partorisce una femmina, e ancora una femmina, e ancora una femmina, e il marito la allontana, la ignora, e lei si dedica alla moda, alla politica, e incontra una giovane donna aristocratica, diventa amica di questa, la invita a casa sua e del duca, e il duca si invaghisce di questa donna e lei, la duchessa, si allontana ancora di più dal marito e il marito un giorno la violenta e lei finalmente avrà un figlio maschio. E la duchessa si dedica sempre di più alla moda, alla politica, e si innamora di un giovane, riamata, e vorrebbe convivere con lui, e il duca glielo proibisce, e lei accetta di vivere prigioniera del duca per stare a contatto con i propri figli. Quindi una storia di sentimenti, sentimentale, il romanticismo del valore del sentimento libero, la storia di questi quattro aristocratici in primo piano, ma se noi stessimo attenti, mentre guardiamo il film, a ciò che succede in secondo piano, scopriremmo che il soggetto di questa storia non è solo, non è soltanto, non è esclusivamente la storia dei rapporti sentimentali di alcuni aristocratici nell'Inghilterra del Settecento. Chi c'è in secondo piano? Chi c'è sullo sfondo? Mentre la duchessa, il duca e l'amica e l'amante della duchessa intrecciano fra di loro rapporti amorosi, conflittuali, si scontrano, litigano, si amano, si inseguono, si perseguitano, sempre intorno a loro, accanto a loro, in silenzio stanno i servi. Una servitù silenziosa, immobile, che vede e non vede, sente e non sente, comparse, mute. Da questo punto di vista il film mette, forse involontariamente, ma non è importante se sia volontariamente o involontariamente, mette in scena anche la vita degli aristocratici
che scatenano e controllano i propri sentimenti, le passioni, i progetti, di fronte a una servitù silenziosa. Confronto fra due mondi che verrà cancellato dalla rivoluzione americana e francese e russa, insomma dalla democrazia, dall'allargamento della democrazia. Ecco, l'importanza, guardando un film o guardando la televisione o camminando per una strada e vivendo la propria vita, di considerare attentamente ciò che è in primo piano, ciò che è in secondo piano, avere uno sguardo molteplice per cogliere la complessità della realtà.